Quante volte, sfogliando i giornali o guardando la TV, abbiamo sentito parlare di banche centrali? Negli ultimi anni questi istituti sono diventati ancora più importanti per l'economia e i mercati finanziari. Eppure non sempre c'è chiaro cosa facciano. Cerchiamo di capirlo insieme. Le banche centrali gestiscono la politica monetaria. Questa rappresenta l'insieme delle decisioni con cui vengono regolati l'offerta di moneta, ossia la quantità di moneta in circolazione, e il costo del denaro, cioè i tassi di interesse. Ogni paese o area economica con la stessa moneta ha una sua banca centrale. Le più importanti sono la Federal Reserve americana, la Banca Centrale Europea, la Bank of England, la Bank of Japan e la People's Bank of China. Lo strumento primario con cui ogni banca centrale fa le sue scelte di politica monetaria sono i tassi di interesse. I più importanti sono quelli che la banca centrale applica sui depositi che le singole banche detengono presso di essa. Quando i tassi vengono ridotti, le banche sono incentivate a impiegare diversamente il proprio denaro e si stimola così la generazione di prestiti. Le banche centrali determinano poi l'offerta di moneta. Un intervento espansivo consiste nel comprare titoli pagandoli in moneta. Al contrario, nel caso di un intervento restrittivo, le banche centrali vendono titoli e rimuovono dalla circolazione la moneta ricevuta in pagamento. Ogni banca centrale ha obiettivi specifici. In generale consistono nel promuovere una crescita economica con bassa disoccupazione e inflazione positiva ma contenuta. In particolare, il tasso di inflazione che misura la crescita del prezzo di un insieme di beni non deve essere troppo alto, altrimenti si riduce il potere di acquisto delle persone, visto che salari e pensioni si adeguano lentamente all'inflazione. L'inflazione non deve essere però nemmeno negativa, altrimenti gli acquisti vengono rimandati a quando i prezzi saranno più bassi e questo rallenta gli investimenti. Nell'ultimo decennio le banche centrali hanno varato misure ultra espansive a sostegno dell'economia globale, duramente colpita dal susseguirsi di diverse crisi. Per fare questo hanno mantenuto tassi di interesse prossimi allo zero o addirittura negativi e lanciato vasti programmi di acquisto di titoli. Le banche centrali risultano quindi fondamentali sia per controllare il costo del debito, sia per ridurre il debito pubblico in mano ai mercati, contribuendo così a rendere sostenibile il livello di indebitamento dei paesi di tutto il mondo.